Angela Osti per Rovigo in diretta. In queste ore il Movimento 5 Stelle sta mettendo in crisi il governo Draghi. Sentiamo cosa ne pensano i nostri cittadini. Il Movimento 5 Stelle sta mettendo in crisi per la seconda volta il governo. Tu cosa ne pensi? Beh, intanto bisogna vedere se lo farà, perché in effetti sarebbe una grossa responsabilità in un momento come questo, no? E la gente ha bisogno comunque che ci sia un governo che prenda delle decisioni. Quindi stiamo a vedere. Io credo che sia un problema tutto interno al Movimento 5 Stelle, perché come era nato non è più lo stesso, perché in realtà tra le divisioni ci sono state, no? Le scissioni e così via, e il fatto di rimettere anche in discussione il doppio mandato, eccetera, la presenza di un leader come Conte, che è stato presidente del Consiglio di con tutti, in pratica, per cui insomma è in grossa difficoltà, e quello che lui sta facendo, il movimento sta facendo con Draghi, probabilmente è lo specchio delle difficoltà interne. Beh, intanto so che stamattina si riunisce il Consiglio Nazionale del Movimento 5 Stelle, che devono decidere se dare la fiducia o meno al governo Draghi. Io credo che alla fine, insomma, dovrebbero essere conseguenti e decidere di staccare la spina al governo Draghi, insomma, ne ricaviamo sicuramente un beneficio tutti quanti, andiamo alle urne e alla fine, insomma, verifichiamo cosa vogliono i cittadini e le cittadine italiane, perché poi i timing sono veramente molto importanti in questo momento, dall'emergenza ambientale all'emergenza idrica alla questione della guerra, che se non risolviamo la guerra, se non risolviamo appunto e non si raggiunge la pace, avremo delle bollette della guerra veramente spaventose, dal gas al caro vita, a più in generale, insomma, la perdita di potere d'acquisto del salario. Per cui mi auguro, insomma, che sia finito questo balletto e che finalmente, insomma, si vada al voto. Non è una manovra elettorale, secondo me, perché sanno benissimo, io mi chiamo Giovanni, sanno benissimo che loro alle prossime elezioni hanno come minimo 1 milione di voti, perché quelli che percepiscono il reddito di cittadinanza sono intorno a 1 milione in Italia, perciò avranno loro più i familiari. Per me è un partito che non scompare, anzi bisogna tener conto di questo fattore qua, perché sicuramente chi becca il reddito di cittadinanza non vota contro il Movimento 5 Stelle, saranno gli altri partiti che piuttosto perdono dei voti, loro sono sicuri di quella cosa lì, capito? Cioè sono forti di quella cosa lì, infatti per me non scompaiono, per me arriveranno molto ma molto in là. Io non voto 5 Stelle, voto tutta un'altra parte, però il mio pensiero è quello lì, capito? Penso che sia appunto una manovra elettorale, penso che il Movimento 5 Stelle stia dimostrando pura schizofrenia politica, soprattutto dopo l'uscita di Luigi Di Maio dal partito, e penso che questo sia assolutamente grave, perché non si sta parlando di un piccolo gruppo parlamentare ma di uno dei più grandi a sostegno del governo Draghi, quindi io presumo che se un partito sta in una maggioranza politica debba dimostrare la propria responsabilità e quindi votare a maggior ragione dei provvedimenti così importanti che destinavano circa 20 miliardi di euro a favore delle famiglie italiane. Penso che sia molto grave questa irresponsabilità politica e dimostra ancora una volta l'incompetenza e l'incapacità dei grillini.